Su Terre Silenziose è il titolo della mostra di pittura di Verena D'Alessandro con cui la storica Galleria Incontro d'Arte ha inaugurato a Roma la stagione espositiva 2011-2012. Mostra una ventina di dipinti ad olio di grande, medio e piccolo formato realizzati dall'artista negli ultimi 2 anni. Conosciuta prevalentemente per i suoi paesaggi urbani e suburbani, Verena D'Alessandro in quest'ultimo ciclo di opere presenta un insieme di immagini dove al posto di scenari cittadini a dominare è un ambiente naturale. Sono tutti paesaggi immaginati, creati dalla fantasia e dalle memorie visive dell'artista, volutamente lontani da qualsiasi riferimento geografico. Percorso tra terre appartate dove predomina un'atmosfera di silenzio e quiete irreale. Nelle opere di Verena D'Alessandro l'uomo come soggetto è del tutto assente, non così le sue frequenti tracce che si scorgono qua e là nelle vaste e ariose composizioni in bianco e nero e color seppia. Forti anche le radici fotografiche dell'artista che le consentono di comporre spazi e ritmi, forme e vuoti da punti di vista inconsueti. Scrive Roberto Maria Siena, nelle opere di Verena D'Alessandro vi è una sicura e certa riaffermazione del primato della pittura. Il quadro si conferma come finestra sull'alterità, uno spazio insostituibile per mettere in moto quella creatività che passa dall'artista al fruitore e che quindi lo investe con tutta la sua potenza. Scrive Carlo Fabrizio Carli, gli effetti dei lavori di Verena D'Alessandro appartengono non al registro della resa naturalistica, ma a quello del coinvolgimento psicologico dell'artista e dell'osservatore.